Bene, siamo in collegamento, ci fa molto piacere, con il presidente dell'Avezzano, il vulcanico, è proprio il caso di dire così, Gianni Paris. Buongiorno presidente. Buongiorno Massimo, buona giornata e ben svegliato. Grazie, grazie, abbiamo fatto la levataccia perché eravamo di rassegna. Presidente, parliamo della stretta attualità. C'è stato un incontro a cena con Marco Sansovini, il sindaco, per i tifosi biancazzurri. Gli è stata offerta la poltrona da DS, fumata bianca oppure grigia per il momento? È una fumata a metà, perché Marco ci voleva pensare 7 giorni fino ad arrivare al giorno del suo compleanno, il 17 giugno. Sta decidendo che cosa fare nella sua nuova vita, quella senza maglietta e pantaloncini addosso. E credo che sia una scelta di temporeggiare anche saggia, perché sta a significare che è un uomo vero, è uno che non prende le cose così alla leggera. Assolutamente, poi conosciamo molto bene Marco Sansovini e ha centrato in pieno il presidente dell'Avezzano Paris, perché è davvero un uomo con la U maiuscola, sicuramente non prende in giro nessuno e quindi se ci vuole pensare evidentemente è ancora combattuto. Però il presidente Paris aveva già pensato qualche settimana fa a Marco Sansovini come allenatore. Sì, ma sai, per me Massimo, Sansovini è la persona giusta per ripartire, per costruire un progetto triennale che mi aiuti a portare il club dove merita, dove ho sempre sperato di portarlo. È l'uomo giusto per traghettare l'Avezzano in acque alte e sicure allo stesso tempo. E questo mi auguro che accada nel giro appunto di 6 giorni, perché tra 6 giorni Sansovini, o anche prima, deciderà se vestire, ecco, i colori bianco-verdi come direttore sportivo. Tra l'altro, essendo un uomo molto diplomatico ma allo stesso tempo molto trasparente, credo che sia l'uomo giusto a fianco del presidente Paris. L'Avezzano nel frattempo promette battaglia per riprendersi ciò che le è stato tolto. Io spero che la giustizia sportiva, ma soprattutto nel caso in cui non fosse la giustizia sportiva, il TAR applichi quello che è successo in Francia. In Francia la giustizia ordinaria ha obbligato la Lega di Serie A ad annullare le retrocessioni, e quindi spero che questo succeda anche in Italia. Io prima ho detto ciò che le è stato tolto, nel senso che all'Avezzano non è stata data la possibilità almeno di disputare gli spareggi, giusto per chiarire, no? Sì, io infatti sarei stato contento se il presidente Gravina avesse adottato l'alternativa B, che era quella di far disputare play-out e anche play-off nell'ipotesi che appunto si apriva questo spiraglio, e invece hanno adottato quello che è il format previsto, come se la stagione fosse terminata alla 34esima giornata. E questo lo ritengo veramente offensivo, c'è una chiara violazione dell'interesse legittimo. 24 punti ancora a disposizione nel nostro girone, in altri gironi c'erano ancora 3 giornate in più rispetto alle nostre 8 da giocare, e quindi immaginati tu come staranno i miei colleghi delle varie società che si sono ritrovate con un provvedimento a tavolino senza né capo e né coda. Tra l'altro, sacrosanto diritto che è stato negato anche al Chieti. Sì, ma con Giulio Trevisan ci siamo sentiti un giorno sì e uno no, e quindi gli stessi sacrifici che fa il sottoscritto, Giulio li conferma tutti i giorni, come è giusto che sia quando si è seri e ci si impegna per il bene di un club, e quindi ci siamo sentiti, l'abbiamo vista così. Tra l'altro, per il Chieti c'è la difficoltà che, essendo penultimo, non potrebbe fare la domanda di ripescaggio, non sarebbe ammessa. Quindi, nonostante poi ci sia la stessa violazione ai danni dei cugini del Chieti rispetto, ecco, a questa decisione della Lega Nazionale Dilettanti ratificata dalla FIGC. Presidente, primo passo sarà il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI e poi eventualmente l'Avezzano ricorrerà al TAR. Sì, queste sono le strade prossime. Inizio settimana prossima depositeremo il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, e poi però
l'aspetto fondamentale, quello che credo soprattutto, è il ricorso al TAR. Piuttosto caustico il presidente Paris su Gravina. Dopo questo provvedimento, per me non entrerà mai nella storia del calcio italiano. È vero, lo confermo. Io spero anche che non ci siano problemi nel caso di ripescaggio del club, perché allora significherebbe che il calcio c'è qualcosa che non funziona. Io l'avevo detto senza mezzi termini. Ho sempre giudicato il presidente Gravina come una persona lungimirante, una persona morigerata nelle scelte di questo grande castello chiamato calcio italiano. E il calcio italiano non è solo quello di Serie A o fino alla Serie C con il professionismo, ma è anche e soprattutto quello che va dalla terza categoria alla Serie D. E ovviamente mi dispiace doverlo ammettere, ma l'omologazione, siccome non mi appartiene, ma non, se io potessi, ecco, decidere realmente, e se avessi avuto la bacchetta magica di trasformarmi per un'ora nei panni del presidente Gravina, sicuramente sarei entrato nella storia annullando tutte le retrocessioni, tutte, nessuna esclusa, e accontentando quei club che hanno speso di più economicamente e che appunto si trovano al termine della stagione 2019-2020 in testa alla classifica. Questa era, secondo me, la strada più giusta che doveva essere seguita. Questo invece non è accaduto e ovviamente a me rincresce. Spero soltanto, ecco, che la giustizia faccia il suo corso, lo faccia anche in tempi celeri, perché saremo celeri noi a presentare i documenti, i ricorsi nelle sedi opportune. Ha provato a contattare Gravina subito dopo la decisione assunta dal Consiglio federale? No, non me la sono sentita, sono stato troppo schietto, troppo vero per poter parlare col presidente Gravina. Non hanno sentito nessuno, e questa cosa mi addolora, ma evidentemente quello che contiamo è solo quando appunto bisogna iscrivere le squadre ai campionati. Adesso voglio anche vedere cosa faranno con un terzo ancora di stagione che non è stata disputata, in questa appena conclusa, cosa faranno, ecco, anche rispetto ai costi di iscrizione della prossima stagione. Sono veramente curioso e voglio vedere se appunto il Covid l'abbiamo vissuto tutti o solo qualcuno. Tra l'altro sarà adottato lo stesso metro nel campionato di eccellenza, abbiamo letto ieri. Ci saranno delle deluse anche nel massimo campionato regionale, presidente? Sì, ma sì, perché probabilmente l'ondata delle retrocessioni della Serie D deve essere anche giustificata da un sali e da un scendi. E quindi mi auguro che però possano modificare questo nelle prossime settimane e nei prossimi due mesi. Costruiremo comunque, per quanto riguarda l'Avezzano Calcio, una squadra che sia di mezzo tra le due categorie, quindi per un buon campionato di Serie D e per un campionato solo di vertice, per puntare al vertice in eccellenza. Ma lei ha più fiducia nella giustizia sportiva o nel TAR? No, nella giustizia ordinaria, la giustizia del TAR, perché credo che appunto i membri del collegio di garanzia del CONI, essendo dipendenti della federazione che ha assunto questa decisione, non possono muoversi, e quindi mi dispiace doverla ammettere da subito, però già so l'esito del collegio di garanzia del CONI. Qualora dovessi essere sconfessato, chiederò scusa e cercherò anche di fare qualcosa affinché il calcio italiano non viva più queste situazioni di emergenza, anche nei provvedimenti, protocolli, rinvii. Io non dimentico che nel mese di marzo, quando è stata sospesa la stagione, non si sapeva più nulla, hanno fatto rinvii senza far seguire altri rinvii, e questo ovviamente mi ha fatto capire come poco eravamo considerati, e alla fine quello che pensavo si è concretizzato: la scarsa considerazione dei club, che sono buoni e bravi soltanto a fare numeri e a pagare quello che è il sistema. E quindi i 50.000 euro pagati a inizio stagione per iscrivere la squadra al campionato sicuramente sono stati ben considerati, il resto invece è noia. Presidente, grazie per la consueta disponibilità, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Grazie Massimo, buon lavoro.